Preparo un dolce genuino per la colazione di domani. Utilizzeremo le mele da frullare con la buccia perché sono biologiche, ma intanto vado a montare 3 uova con 150 g di zucchero. Le mele ben lavate, togliamo semplicemente il torsolo e teniamo tutto il resto. Aggiungo il succo di mezzo limone e andiamo a frullare. Bisogna ottenere una purea perfettamente liscia, quindi ci aiutiamo con l'olio, 80 g di olio di semi. Possiamo incorporare la purea profumatissima al nostro composto di uova e zucchero. Incorporo 260 g di farina, bisogna sempre setacciarla ovviamente. Già che ci siamo, setacciamo anche il lievito per dolci, una bustina. Direi che manca solo un po' di cannella. Teglia di 22 o al massimo 24 cm. Potete imburrarla se preferite, io trovo comodo la carta forno. Forno a temperatura statico a 200 gradi. 40 minuti di cottura, l'ho lasciata riposare e adesso spolverata di zucchero a velo e poi l'assaggio. Vediamo un po' se è morbida e mi sa proprio di sì. Bellissima. È un dolce semplicissimo, l'ho impastato in 5 minuti, però guardate. Ideale per la colazione, si sente tutto il profumo e la bontà delle mele ed è morbidissimo. Pan di mele, condividete la ricetta.